È un anno di cambiamenti per la Valvertova a 2 anni dell'insediamento della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Orlando Gualdi. Sono state introdotte delle novità che scatteranno con l'estate. Ecco, come siete arrivati a queste decisioni che poi nel dettaglio spiegheremo? Ecco, allora, come avevo detto negli scorsi anni, siccome il problema della Valvertova era un problema, un grosso problema, sia per i vertovesi che per i turisti che venivano, si avventavano, nella Valvertova, tant'è vero che io, ero un po' il sindaco atipico che diceva di non venire in Valvertova e sembrava una cosa assurda. Avevo anche promesso che in Valvertova ci sarebbero tornati, anzi li avremmo accolti, ma con le dovute regole, soprattutto per la sicurezza sia dei turisti che dei vertovesi. E niente, come sempre accade nella mia amministrazione, la promessa è stata mantenuta. Nel senso che noi avevamo costituito a ottobre una commissione formata da volontari, gente che conosce bene la Valvertova perché è nata sul territorio, così, per vedere come ovviare al problema che c'era stato gli anni precedenti. E come avevo detto, avremmo contingentato il numero degli avventori, dei fruitori della Valvertova. E così, dopo lungo lavoro, anzi, approfitto dell'occasione per ringraziare i volontari che dicevo prima e soprattutto anche i miei assessori e Elio Paganessi, che è il consigliere delegato per gli affari della Valvertova. Hanno fatto un grosso lavoro e abbiamo fatto parecchie riunioni, abbiamo cercato delle società che fossero specializzate nell'allestimento dei siti e da quest'anno, esattamente dal 5 luglio, partirà il contingentamento, dove poi i particolari li lascerò spiegare a Elio Paganessi e approfitto anche dell'occasione per ringraziare anche i collaboratori comunali, perché la dottoressa Luciana Rossi, il dottor Bergamelli, che è il segretario comunale, e il nuovo arrivo che, nonostante sia poco tempo che è con noi, il Marco Zanni, che è un nuovo impiegato amministrativo e quindi ha fatto un grosso lavoro anche lui, nonostante, come ripeto, sia arrivato da poco tempo. E niente, adesso è stato allestito questo sito, verranno poi messi due tabelloni luminosi, posizionati uno all'ingresso di Vertova e uno all'ingresso invece della via 5 Martiri, che è la via che porta in Valvertova, e sono ancora li testeremo, dovremo testarli oltretutto, però vi assicuro che è stato un lavoro immane e questo permetterà di accedere alla valle in modo sicuro e soprattutto senza che ci siano grossi problemi sia per i turisti che per i residenti di Vertova e della Valvertova in particolare. Come dicevo prima, io i particolari li lascio dire a Elio Paganessi, perché vi assicuro che il suo è stato un lavoro immane e niente, adesso speriamo che dia i suoi frutti, quindi adesso non sentirete più il sindaco di Vertova, che forse aveva anche rotto, dire di non venire in Valvertova. Dirò: venite in Valvertova perché è bellissima, però venite in modo contingentato e soprattutto osservate le regole, perché abbiamo fatto per l'appunto un nuovo regolamento e lì chi non si atterrà al regolamento, mi dispiace, ma dovrà pagare delle sanzioni, perché come si andava avanti gli anni scorsi non era più possibile, non era più sostenibile questa cosa. Prima di spiegare nel dettaglio i cambiamenti introdotti, parliamo anche della strada, si è conclusa la messa in sicurezza. Allora, sì, la strada si è conclusa, anche lì promessa mantenuta, si è conclusa proprio 20 giorni fa, un mese fa, anche se devo dire che comunque la strada, pur essendo in sicurezza,
è vietato l'accesso agli autoveicoli e motoveicoli. Questo anche perché non esistono parcheggi sulla strada e quindi la strada è in sicurezza per il bene fisico dei fruitori e per il bene anche soprattutto dei residenti che possono andare là in macchina, ma le auto non hanno accesso proprio perché non abbiamo spazi per accogliere le auto, ma la strada è stata messa in sicurezza, tant'è vero che mi è stato anche detto che sembra un'autostrada e chi avrà occasione di andarci potrà vedere che le cose stanno veramente in questo senso. Come si accede quest'anno in Val Vertova? Buonasera a tutti. Quest'anno in Valle Vertova c'è una novità che è la prenotazione degli accessi. Quindi rispetto agli anni passati dove diciamo uno poteva recarsi in qualsiasi momento, per ridurre i rischi dovuti agli assemblamenti, comunque ricordo che la Valle Vertova è un percorso di montagna, quindi ci si va con le dovute accortezze, prima fra tutte le calzature adeguate. Per limitare questi rischi si è deciso di porre un numero, un limite a quelle che sono le persone che possono accedere giornalmente. Questo numero indicativamente è stato attualmente fissato in 1400 persone. Come si prende il biglietto? Fondamentalmente stiamo parlando di prendere un biglietto come qualsiasi altro museo, cinema, piuttosto che un altro parco. Lo si prende tramite il sito internet che troverete pubblicato online fra una decina di giorni, quindi il sito è vallevertova.it o vallevertova.com. Troverete tutte le informazioni, il regolamento completo e come tutti i siti di e-commerce ci sarà una parte dove potete acquistare il vostro biglietto. I biglietti sono suddivisi in alcune categorie. Il biglietto di adulto costa 2,50 euro, ingresso giornaliero. Poi ci sono delle tariffe agevolate per gli under 18 che hanno una tariffa agevolata di 1 euro, mentre è gratuito l'accesso per gli under 13 e gli over 70. Ecco, ricordo che nonostante ci siano i biglietti gratuiti, è comunque obbligatorio la prenotazione, perché stiamo parlando di un contingentamento di persone, quindi anche se arriva, faccio un esempio, il CRE di Bergamo che porta 30-40 ragazzi, non pagherà nessuno, ma comunque la registrazione dei 40 ragazzi deve essere fatta. Questa è la grande differenza rispetto all'anno scorso. Ci sarà un presidio, come negli anni passati, gestito dalle associazioni del paese, che qua ringrazio, quindi il GAV Vertova, i paracadutisti, la protezione civile. Questo presidio controllerà il QR code che riceverete sul vostro cellulare, quindi dopo la registrazione, e semplicemente vi darà l'opportunità di accedere in valle. Parliamo sempre di un accesso pedonale, in quanto la strada per la Valle Vertova comunque è chiusa al traffico 24 su 24 da marzo a ottobre. Da quando scatta l'obbligo di prenotazione? Allora, l'obbligo di prenotazione inizierà il 5 luglio. Purtroppo non siamo riusciti a iniziare in anticipo come avremmo voluto per problemi tecnici. Il sito internet verrà pronto, come ho detto, da metà giugno, quindi comincerete a vedere tutte le informazioni. Ci saranno tutta una serie anche di FAQ per se avete dei chiarimenti da chiedere. Dal 5 di luglio il servizio di presidio inizierà a controllare il vostro biglietto, quindi i vari pass di accesso che verranno rilasciati. Quindi vi invito a utilizzare il sito internet, anche perché il parchimetro, che è quello che verrà installato più avanti durante il mese di luglio, non appena la società ce lo fornirà, rilascerà solo un ton numero di biglietti, quindi vi consiglio nuovamente di usare soprattutto il sito internet. E se arrivate il 5 luglio non potrete prenotare in loco il biglietto, quindi è importante iniziare subito a utilizzare il sito internet, che vedrete è molto facile, come acquistare qualsiasi cosa da Amazon o da qualsiasi altro sito. Quindi abbiamo detto, oltre al sito internet ci sarà anche questa specie di parchimetro che immagino rilascerà un ticket, un biglietto. Dove sarà collocato e come funzionerà? Il parchimetro verrà collocato in piazza Vittorio Veneto, proprio all'ingresso di via 5 Martiri. Avrà precaricato un numero di accessi, inizialmente abbiamo pensato a un numero di 400 sui 1.400 disponibili.
ci saranno le tre tariffe, quindi i 2,50 euro per il biglietto intero e il ridotto è anche gratuito per chi ovviamente nella fascia di età rientra nella gratuito. Verrà stampato un biglietto che poi dovrà essere mostrato sempre al presidio per poter accedere. Ci sarà la possibilità di capire quanti accessi sono ancora disponibili? Assolutamente sì, li vedrete sempre dal sito internet, ovviamente potrete giorno per giorno vedere se c'è disponibilità più o meno dei posti, dei 1400 posti che abbiamo detto, ma soprattutto verranno installati due pannelli, due display, sia all'ingresso del paese sia all'inizio sempre della via 5 Marti per recarsi in Vertova, dove verrà proiettato ok, pass ancora disponibili o pass esauriti. E per i vertovesi come funziona? Qui è un punto critico dove abbiamo avuto molte domande in paese, quindi colgo l'occasione proprio per spiegarlo. Non è niente di complicato, però dato che stiamo parlando di un contingentamento di persone, anche il vertovese rientra in questo numero, quindi deve essere contingentato. Per non causare troppi disagi, l'abitante di Vertova può prenotare un biglietto agevolato, abbiamo definito una tariffa simbolica di 2 euro a stagione, con biglietto acquistabile solo sul sito internet, quindi una volta che viene acquistato vi arriva un QR code personalizzato e chi è al presidio, in questo caso tu puoi recarti in Valle Vertova, il presidio scansiona il tuo QR code, ovviamente è stata definita un cuscinetto di 200 persone a giorno, quindi 200 vertovesi che possono recarsi giornalmente in valle. Ovviamente anche questo numero al momento è stato ipotizzato, poi se ci sarà da modificarlo lo vedremo in corso della stagione. Perché la decisione di far pagare l'ingresso alla Valle Vertova? Beh, come potete immaginare il sistema che è stato pensato e che verrà implementato ha un costo, la realizzazione del sito internet, l'acquisto del parchimetro, l'acquisto dei pannelli, dei display che verranno posizionati in paese hanno un costo per il comune, quindi si cerca ovviamente di rientrare dalle spese sostenute, ma soprattutto se questo progetto andrà bene, quindi avrà anche negli anni futuri, funzionerà come abbiamo pensato, i soldi che incasseremo verranno utilizzati e reinvestiti nella valle stessa, quindi partendo dalla strada di accesso, partendo dai parcheggi che abbiamo pianificato di fare in paese, partendo anche dalle semplici bagni chimici che vengono posizionati all'inizio del percorso, piuttosto che anche la raccolta dei rifiuti che deve essere fatta quando c'è un afflusso così enorme di persone. Due altri aspetti da approfondire: dove possono parcheggiare le persone che vogliono raggiungere la Val Vertova e ci sarà a disposizione un bus navetta come negli anni passati? Allora, niente, sempre sul sito internet troverete proprio l'indicazione dove parcheggiare con i quattro parcheggi principali che abbiamo identificato. Sono parcheggi collocati all'interno del centro urbano di Vertova, sono identificati con quattro colori, quindi anche facilmente raggiungibili tramite i pannelli che abbiamo installato lungo il paese. Ovviamente i due principali ve li ricordo, la stazione, quindi via Ferrari, e quello del convento che comunque ha parecchi posti e sembra lontano, ma in realtà vi assicuro che è più vicino di tanti altri posti. Per quanto riguarda il bus navetta è stata una scelta dell'amministrazione di non proseguire in questa sperimentazione, quindi per quest'anno comunque non ci sarà al momento nessun servizio di bus navetta. Quindi si va a piedi? Si va tutti a piedi, la strada non è accessibile con la macchina, il biglietto ricorda un biglietto di accesso pedonale. Le uniche macchine che possono accedere sono per i residenti proprio della Valle Vertova. Quali altri aspetti del regolamento che avete predisposto meritano una sottolineatura? Ecco, nel regolamento non solo c'è la parte di accesso alla valle, ma c'è proprio anche descritta la parte di fruizione della valle stessa. Quindi ribadisco, ci saranno tante persone, quindi è importante mantenere degli atteggiamenti adeguati, fra cui mi viene subito in mente il discorso dei nostri amici a quattro zampe, i nostri cani devono essere portati, condotti al guinzaglio, dovreste avere la mauseruola nel caso di ci sia un vigile o qualcuno, un'autorità che vi chieda di mettere la mauseruola, dovete portarla con voi. Altri punti importanti, comunque non c'è divieto di balneazione, ma vi sconsiglio vivamente, c'è il divieto di tuffarsi nelle pozze, quindi soprattutto lo chiedo ai ragazzi, è pericoloso, ci si può far male e gli interventi
sono difficili, siete in una zona di montagna, non ci si arriva subito l'ambulanza, non può soccorrervi velocemente. E poi tanti altri piccoli dettagli, fra cui anche se il portare a valli i propri rifiuti, come siete, anzi, state andando in montagna col vostro zaino, fate pure il pranzo al sacco, ma poi riportate a casa cortesemente tutto quello che è bottiglie, plastica e così via. Rispettiamo la nostra valle, per favore.